Ciao a tutti, io sono Cacio e questo è un nuovo video per Hall of Series e in questo nuovo video vi voglio proporre la mia personale classifica dei 10 cameo migliori nella storia dei telefilm. Capita ovviamente molto spesso che quando una serie TV o una sitcom o un telefilm è talmente popolare da attirare grandi nomi del cinema, della musica e ne vengono fuori delle cose assolutamente incredibili e memorabili. Come sempre nelle mie classifiche non riesco a fare delle vere e proprie classifiche per merito, ma più che altro sono buttate a caso perché se dovessi veramente pensare a qual è la migliore o qual è la più memorabile, probabilmente impazzirei. Partiamo subito da Friends. In Friends sono passati tutti e ci sono tre persone che io mi ricordo in particolar modo e con particolare amore. E sono Winona Ryder, Julia Roberts e Brad Pitt. So, last I heard you were gonna get married. Poor Ray Ray. Excuse me. Is your name Chandler? Yes, it is. Alla nona posizione metto un altro telefilm che ha accolto chiunque, ma meno male, e sto parlando di Will & Grace. In Will & Grace vorrei nominare quattro nomi che o hanno interpretato se stessi o hanno interpretato altri personaggi, ma che in ogni caso rimangono dei cameo, cioè delle puntate stupende. Partendo da Ellen DeGeneres nei panni di una suora, a Madonna nei panni della coinquilina di Karen Walker, oppure Kevin Bacon, ma assolutamente il cameo che preferisco in Will & Grace rimane quello di Jennifer Lopez. I gotta go. I'm unveiling my lingerie line and I promise I'd sign some bras. Okay. You're not wearing a bra. Quando si riesce a fare la parodia di se stessi in una sitcom come Will & Grace, insomma, vinci tutto, J-Lo. All'ottava posizione un'altra persona che non si è calato nei panni di nessun personaggio fittizio, ma è rimasto se stesso, ovvero Gordon Ramsay in New Girl. E vogliamo continuare a parlare alla settima posizione di Victoria Beckham che interpreta se stessa in maniera decisamente ironica nel telefilm Ugly Betty, che tra l'altro è un telefilm che sento pochissimo nominare, insomma, Ugly Betty. What are you getting the happy couple for a wedding present? Oh, something very special. A gift from the heart. Altra interpretazione che mi ricorderò sempre con molto affetto, a questa posizione è quella di Michael J. Fox in Scrubs. Hey, buddy. Give me a minute, Quinta posizione per un'attrice fenomenale recentemente scomparsa, Carrie Fisher in The Big Bang Theory. Whose house is this? Carrie Fisher. And she's a little crazy, so get ready to run. Quarta posizione per Matthew Broderick quando ha deciso di accettare questa piccola parte in Modern Family. Terza posizione, anche qua diciamo la devo sdoppiare per Wiz, sia per l'interpretazione di Snoop Dogg in quanto Snoop Dogg, ma quello che mi ricorderò di più, che tra l'altro non è stato un vero e proprio cameo perché ha partecipato per più puntate, quindi non so se potrebbe essere definibile cameo, è quello di Mary-Kate Olsen. Mother, I love to fuck. For sure, that's that milkweed. Make a naked. Can be all into Jesus, still smoke weed. Because pot is natural. Quanti di noi, e intendo mia generazione, quindi nati all'inizio degli anni 90, sono cresciuti con i film delle gemelle Olsen? Ecco, vedersi Mary-Kate Olsen fumare una canna in Wiz per me è stato come, boh, cioè tipo un pugno al cuore nei film della mia infanzia. Seconda posizione per altre due attrici che hanno recitato in uno dei miei telefilm preferiti, se non l'avete ancora capito, si tratta di Grey's Anatomy, e abbiamo Cristina Ricci e Demi Lovato. No, I am 22 years old. I should not even be in here. This is some kind of Yeah, I think we need to clear the room. Minute. 11. Haley?
Ma arriviamo forse alla regina dei telefilm, cioè è apparsa ovunque: Will & Grace, Jane the Virgin, Glee, How I Met Your Mother, insomma, cioè continuate voi la lista nei commenti qua sotto, sto parlando di Britney Spears. Lei è apparsa ovunque, sia nei panni di se stessa, sia nei panni di non se stessa, sia nei panni di una se stessa che cerca di interpretare se stessa in quanto se stessa. Fatemi sapere nei commenti qua sotto, ovviamente, quali altri cameo dovrei inserire in questo elenco. Iscrivetevi al canale, andate a vedere tutte le pagine di All of Series e ci vediamo in dei prossimi video.